Tu c'hai una chiave, no? Sì. Ieri con gli tre asmi. Ieri con gli tre asmi. Magari una prenderia. Passano le crisi. Però chi ti becca di una sua albero? Io penso che il miglior sistema di accensione per un motore come il mio, che ha sulle ginocchia oltre 25.000 ore di caccia con il cane da ferma, sia la scintilla pirotecnica che provoca in me Zac quando mi va in ferma solo dopo 50 passi dallo sgancio. Era chiaro che la calda bollente fermata dal mio pointer si riferisse ad una beccaccia del quartiere appena fuggita dalla sua dimora abituale. Da quel momento, tanto Zac quanto chi vi parla, iniziamo però a carburare a tutto gas e ritrovare quella fuggitiva divenne per me l'ultima delle preoccupazioni. Il dado era tratto e la sfida con le beccacce della Valle dei Cavalli aveva avuto inizio. Zac sapeva benissimo come muoversi nel territorio a lui arcinoto ed io una sola cosa mi aspettavo da lui: che mi esaltasse con i suoi negoziati e mi facesse tremare nel profondo dell'animo come le beccacce facevano tremare lui in tutto il corpo.